Ciao, buon sabato a tutti. Oggi è il 3 marzo e vi volevo spiegare di un'applicazione nuova che sto usando per far portare a Jack fuori, a fare i suoi bisogni, a portarlo a passeggiare. Ci sta questa app che ho spiegato in uno dei miei live, che ho cominciato a usare per far portare a Jack fuori. Praticamente puoi scegliere tra tantissime persone nella zona specifica dove vivi e puoi scegliere tra il loro prezzo, in base al loro prezzo, in base alle recensioni che hanno, per farlo essere il tuo dog walker si può fare anche doggy daycare, si può fare dove una persona viene solo per guardare i cani un attimo, essere sicuro tutto a posto, fare i cane sitting per fare il babysitter al cane a casa vostra o a casa loro. E allora ho detto: io lavoro a tempo pieno, mi serve qualcuno, non voglio che Jack sta nella gabbia tutta la giornata perché sto ancora essendo abituato a non fare pipì o cacca in casa, e allora per forza per adesso deve stare ancora facendo crate training, che chiamiamo noi qui in America. E poi appena che capisco che lui non andrà a fare i bisogni in tutta la casa, lo faccio stare libero, come ho fatto con mio altro cane che purtroppo non c'è più da parecchi anni. E comunque vi volevo fare vedere questa applicazione. Si chiama Rover. Ci sono anche altre applicazioni tramite altri siti che fanno la stessa cosa, sempre per i cani, gatti. E vi faccio vedere tutto. Già l'ho provato una volta. Ho fatto venire una signora per portare a Jack fuori. Ho lasciato la chiave fuori la casa. E meno male, vi voglio spiegare questa signora che ho trovato. Questa è la mia prima esperienza, ovviamente. In questa esperienza che ho avuto, meno male che ho la camera, ho la Ring video campanello fuori casa mia. Allora, se c'è un movimento, mi fa sapere sul cellulare. Mentre stavo a lavoro, potevo vedere e controllare quando la signora arrivava e quando se ne andava. E con questa esperienza non era la migliore perché ha fatto il primo giorno 14 minuti, il secondo giorno 8 minuti da quando è arrivata e da quando se n'è andata. Allora ha portato Jack fuori tipo che 5 minuti per fare i suoi bisogni e basta, nessuna camminata, sai, grande di mezz'ora, che io pago per mezz'ora. Le camminate sono mezz'ora, $15 per ogni camminata. Sarebbe circa 13 euro, qualcosa del genere. E allora ho chiamato la compagnia perché ho detto: fammi vedere prima. Il primo giorno ho detto: ok, primo giorno. Vediamo al secondo giorno. Secondo giorno, no, non ero contenta. Allora ho chiamato la compagnia, molto accomodanti, perché qui in America abbiamo un servizio clienti abbastanza bene. Il cliente ha sempre ragione. E comunque ho chiamato, ho detto: senti, io ho la videocamera fuori casa, ho controllato, eccetera, eccetera. E mi hanno rimborsato l'ultima camminata e mi hanno anche creditato $20 sul mio conto per una prossima camminata per Jack. E vi faccio vedere come funziona esattamente passo per passo, perché devo prenotare un'altra persona per un'altra camminata. Però vi dico che dopo che ho contattato la compagnia, la signora finalmente mi ha risposto, dopo che io l'avevo già chiesto se era normale di portare solo meno di mezz'ora. Non mi aveva risposto fin quando la compagnia ha chiuso il conto a parte mio. Non si licenziano le persone perché questo è un lavoro. Io ho deciso di non fare più con questa signora e poi
poi lo lascerò una recensione perché tu vai su recensione e io avevo visto queste recensioni di questa signora che erano tutti ottimi, però erano ottimi, poi dopo ho realizzato, erano ottimi per cane sitting, tipo i cani andavano a casa sua e allora era un po' diverso. E mo vi faccio vedere esattamente passo per passo come faccio a prenotare con Rover questa applicazione per portare i cani a passeggio. Ok, stiamo sul sito di Rover. Questo era la precedente, dato che la mia prenotazione con la signora è finita, posso lasciare una recensione o posso anche rebook, che sarebbe riprenotare con lei, e non, questo non lo farò. Allora, qui si può fare dog boarding, dove i cani possono andare a casa della persona, house sitting, dove le persone vengono a casa tua, drop-in visits, dove vengono a visitare solo, doggy daycare insieme a altri cani, una tipo babysitter di cani, e dog walking, quello che io voglio fare. Allora, qui ho cliccato dog walking. La mia zip code, la mia zona, non mi ricordo come si dice zip code in italiano, e poi i giorni della settimana che mi servono. Allora, a me mi serve lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Search now, faccio la ricerca e mi porta tutte le persone che stanno in questa zona, scusate, che... e poi posso anche scegliere gli orari qui, tra le 6 di mattina alle 11, tra le 11 alle 3 del pomeriggio, dalle 3 del pomeriggio alle 10 di sera. Già ho Jack qua cliccato, e questa signora era la prima, che questa era quella che avevo inizialmente scelto, che non era un granché. E cominciano i prezzi, questi cominciano da $12 a camminata, però quando ho cominciato a parlare con lei, lei ha detto per i cuccioli 15. E comunque si può scegliere. Io già ho trovato un'altra, questa ragazza qui, già ci ho parlato, e allora prenoterò con lei. Di qua, se vedete, potete scegliere quante camminate al giorno, 1, 2 o 3 camminate al giorno, ovviamente costano di più, e comunque così funziona, dove puoi scegliere tra tante persone che fanno questi camminate con cani, e poi puoi anche scegliere di qua. Quello non è niente. Allora, puppy care, cat care per i gatti, se vuoi che loro li lavano, chi ha è certificato al first aid per i cani, e queste. Maggior parte sono femmine, ho notato, però ci sono anche dei maschi che fanno anche questo lavoro. E andiamo a cliccare sulla ragazza con cui io stavo chattando, che farò con lei. Allora, tu vai sul loro profilo e qui fanno vedere anche i prezzi. Questa c'ha 5 stelle pure lei, 13 recensioni, e questi sono i prezzi: $13 a camminata per mezz'ora, che la signora precedente non aveva fatto, doggy daycare mentre stai al lavoro, a casa della persona $22 al giorno, drop-in visits, che vengono solo guardare il cane per 30 minuti, $13. House sitting, a casa tua, $22 a notte. E dog boarding, che sarebbe a casa della persona, per $22 a notte. Puoi contattare, ci fa vedere anche quanto tempo rispondono, in 100% di risposte in meno di un'ora. Mette alle foto di altri cani le preferenze,
di questa persona non ha limite, perché qui ci sono i pesi dei cani fino a più di 100 pounds. E comunque, e poi fa vedere anche la loro disponibilità sul calendario, che è, infatti lei mi disse che non ci stava sabato oggi, il 3, e questo. E comunque è una bellissima, bellissima applicazione, bellissima cosa che si fa, perché noi lavoriamo, per chi lavora comunque questa è un'ottima cosa. Lascerò la chiave fuori casa, c'ho pure un lockbox che ho comprato, che metterò la chiave dentro con un codice per poter prendere la chiave, e questo è. E qui lei dice, parla un po' di lei. Quando lei guarda il tuo cane, le piace camminare intorno alla spiaggia che sta vicino a lei, e va a visitare anche qualche parco. Giocheranno a fetch, che sarebbe prendendo la palla, fin quando lei non riesce a buttare più la palla. E poi guardano, entrano in casa per alcuni treats e guardare un po' di Netflix. E nella sua, per questa persona specificamente, a casa sua, se il cane va a casa sua, il cane può stare sul letto, il cane va a fare bisogni ogni 0 a 2 ore, li porta fuori, e i cani possono stare sui mobili, tipo il divano, eccetera. A casa tua, se viene a stare a casa mia, porta il cane fuori da ogni 0 o da 2 ore. E allora questa è una ottima cosa. Come dicevo in uno dei miei live, il servizio clienti è 24 ore sul 24, è tutto garantito, di prenotazioni, e questo è. Allora devo solo prenotare con questa signora, ragazza, e sarò finita. Questo qui è quello che userò per mettere la chiave dentro. Creo un codice e loro aprono, e la chiave, e mettono il codice, e la chiave sarà lì dentro, e la metto fuori la porta. Questi sono comodissimi, si chiamano Realtor Locks. Quando si vanno, tipo agenzie immobiliari, questi li trovano fuori ogni casa, così gli agenti immobiliari possono usarli per entrare nelle case, per farli vedere. Io questo lo uso anche sul mio Airbnb e la userò per Rover. Ok, grazie mille che avete visto questo video, spero che vi sia piaciuto, e condividete con i vostri amici. Al prossimo video, buon weekend!